Il fenomeno mafioso raccontato attraverso gli occhi, le parole e i disegni di circa 200 bambini degli 8 plessi della scuola di Villalina Ritiro. È questo l'obiettivo di Eleonora Iannelli, che ha dato vita al progetto della Fondazione Rocco Chinnici, Meglio il lupo che il mafioso, che quest'anno torna con il secondo volume. È trascorso un anno dalla pubblicazione della prima edizione, ma non sono cambiati i valori che fanno da colonna portante la giustizia e la legalità. Questa mattina alla scuola Vanna Antora presenti anche Giovanni Chinnici, figlio del giudice Rocco, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983, che ha raccontato la sua testimonianza ai bambini presenti. Meglio il lupo che il mafioso è un libro esperimento nato fra i banchi di scuola, un viaggio nella memoria della società civile per i piccoli lettori tra gli 8 e i 12 anni, per genitori e insegnanti. Storie, testimonianze e curiosità in un mix di arte e fantasia. Il libro, ideato e curato da Eleonora Iannelli, verrà donato agli alunni direttamente coinvolti e distribuito in tutte le librerie d'Italia.